Esatto, quello che, perché guarda che attenzione, io adesso sto facendo delle litografie o anche delle stampe fine art per alcuni artisti, perché ti ho detto che ovviamente rispetto all'opera prima di solito hanno il costo di un decimo, no? Per cui sono sicuramente più affordable, sono più arrivabili rispetto a un'opera, no? Non ho 1500 euro, però magari 150 per una cosa mi piace. Però anche lì devi comunque trovare la tipografia giusta, capire come lo fai, fai le prove colore, poi dopo di trovare la cornice, poi dopo la devi stampare, poi dopo lo devi spedire. Sembra facile, ma è una bella rottura di balle. E te lo dico perché lo sto facendo io per alcuni artisti, ovviamente sono io che mi sono incaricato di occuparmi di tutto questo. Siccome tu sai che io sono un editore, scrivo e faccio anche altre cose, voglio dire, è veramente impegnativo e parla uno che comunque è del settore. Ma nonostante questo, tempo va via e la certezza della qualità ce l'ho soltanto dopo che ho fatto diversi controlli, mentre invece queste persone, queste piattaforme sono tranquille perché chi è preposto a fare questa cosa qui lo fa di professione, per cui è molto più semplice. Esattamente. Senti, uno dei possibili sviluppi in questo paese, soprattutto che impatto può avere questa piattaforma su un paese nel quale ancora abbiamo visto tutto quel bailamme di gallerie, galleristi, esperti e gente che va ai vernissage senza capirne niente? Allora, qui fortunatamente quando parliamo di questo tipo di settore non è in concorrenza con la galleria d'arte, perché comunque non toglie nulla, perché in galleria tu trovi il pezzo privo, il pezzo unico, capito? Per cui quando trovi il pezzo unico ha un prezzo sicuramente diverso e non vai a prendere le serie. Per cui invece in questo caso tu hai la certezza e la tranquillità di dare un servizio e comunque di avere anche un prezzo che è decisamente diverso da quello che invece propongono le gallerie. Il che non vuol dire che è uno sminuire le gallerie, perché il prezzo unico costerà sempre tanto se è in galleria, è una cosa diversa, ok? Però se tu vuoi invece che comprare il poster, perché ci sono un sacco di poster, però dopo vetro museale lo fai incorniciare, alla fine ti costa quasi di più, invece così hai la certezza della certificazione di un oggetto che comunque avrà un valore, per cui andrà anche quello a crescere di valore, per cui non è in contrapposizione delle gallerie. Certo che oggi dove le gallerie spesso sono no, spesso no, però alcune gallerie, alcuni galleristi sono un pochino improvvisati e purtroppo giorno dopo giorno me ne accorgo sempre di più. Cosa accade? Che la certezza del riuscire a realizzare e a trovare come si dice, il cliente, per cui il cliente giusto, collezionista, non ce l'hai, mentre invece queste piattaforme hanno la possibilità di essere guardate realmente da tutto il mondo e di occuparsi completamente di quello che ti ho detto, per cui sono più facili da trovare per le persone che stanno cercando questa tipologia di cosa, che, come ti ho detto, non andrebbero magari mai in galleria a comprare un pezzo da 10.000 euro. Perché gli piace per l'arredo, per cui va benissimo per gli architetti, va benissimo per l'interior design, per cui, designer, scusami. Per cui sono due mondi paralleli dove comunque chi vuole comprare un pezzo d'arte da 30.000 euro, da 20.000 euro, comunque, e lo dico sempre, non lo comprerà mai online. Io non lo comprerei mai online, per cui non c'è una concorrenza diretta, perché l'arte verrà sempre venduta e toccata con mano, mentre invece questo genere di approccio ti permette di poterlo acquistare in sicurezza senza doverti spostare o andare direttamente in galleria. Certo, certamente.